Incenso Raspanti, un'iniziativa che domani vedrà coinvolti, oltre a lei, altri volontari per la pulizia dei tornanti e che cos'altro esattamente? No, per adesso solamente dei tornanti. Questa iniziativa nasce da una riunione fatta 15 giorni fa presso il Nannini, grazie al Facebook, che ci siamo messi su Facebook con il suo sito Salviamo il Bonifato. Sì, esiste una pagina da poco Facebook, più di un mese, che ci contattiamo, ci mettiamo in contatto, ci diamo i punti e gli appuntamenti su Facebook. Poi dopodiché ci siamo organizzati per iniziare questa nostra opera civile di recuperare almeno il salvabile qua sotto nei tornanti, che come vedrete nelle prossime immagini sono veramente spuntate cose dopo l'incendio, che è a dir poco vergognoso. Anche discariche abusive. Sì, discariche abusive a cielo aperto. E c'è un po' di tutto, rifiuti tossici, una presenza veramente preoccupante. Una macchina tagliata in quattro che andremo a vedere, estremamente un motorino, bidoni, spazzature, bottiglie, spazzature di tutti i generi. Sempre da dire che è indecoroso per un comune, per un posto così bello, così meraviglioso, avere questa vergogna proprio alla vista di tutti. Non so se potete vedere voi tramite le telecamere quello che c'è, queste pale che sono qua da più di 10 anni, non si capisce il motivo, che cosa potevano essere utili. Guarda, ma queste, non so cosa possono essere utili queste cose, se non a deturpare ancora di più la nostra montagna. Sicuramente, ringraziando a Dio questa la vegetazione, il sottobosco sta rinascendo, che è una cosa importante, però gli alberi purtroppo li abbiamo persi, questi come vedete li abbiamo persi totalmente. Sì, un incendio che a prima vista sembrava di proporzioni ben più ampie, ma poi gran parte della riserva effettivamente si è salvata, ma almeno una settantina di ettari purtroppo sono andati in fumo. Diciamo che quella esterna è andata quasi tutta in fumo. Sì, abbiamo documentato ampiamente. Ringraziamo Dio, la Madonna, tutti gli organi competenti che si sono adoperati per 20, più di 20 ore a spegnere questi incendi. Certamente. Dolosi, tra l'altro, non causati così dal vento o da chissà che cosa. Sì, ci sono ancora indagini in corso. Io mi auguro che abbiamo fatto una lettera, ha protocollato una lettera sia al comune che al responsabile della provincia, se ci trovino il coraggio almeno di costituirsi parte civile per quanto riguarda questo incendio, e non lasciare tutto nel dimenticatoio di come è successo in altre volte. Se ci fermiamo un attimino ti faccio vedere qua sotto quello che dobbiamo c'è. Ricordare che pochi giorni fa si è tenuta in municipio qui ad Alcamo una conferenza di servizio tra il comune, la provincia e la protezione civile regionale, proprio per fare il punto della situazione per quanto riguarda in particolare i massi pericolanti, perché dobbiamo ricordare che lo scorso 14 ottobre, tra il 13 e il 14 ottobre, è stato necessario evacuare ben 17 abitazioni, oltre 60 persone sono state coinvolte in questa situazione, e quella della presenza di numerosissimi massi pericolanti, ma anche del rischio di frane e del dissesto idrogeologico. Adesso ancora di più, visto e considerato le condizioni di quel lato che è stato totalmente bruciato e devastato dalla pazzia di qualcuno, che ancora non riusciamo a capire il motivo, qual è il motivo che spinge una mano a fare degli atti così criminali che possono. Poi, tra l'altro, è assurdo che, non so se per il lavoro o non per il lavoro, uno riesca a fare questo male alla società, è una cosa veramente pazzesca. Scendiamo e ti faccio vedere questo tornante. Panorami mozzafiato, però raspanti, ecco, vediamo qui quello che è. Uno scenario sicuramente non all'altezza, non all'altezza del fascino che questa montagna ci regala, comunque ci ha regalato fino a quando l'incendio non ha distrutto purtroppo buona parte del patrimonio naturale di questo splendido paesaggio. Dico, se è vergognoso, è criminale chi ha bruciato la montagna, ma neanche, non scherza neanche chi penso nell'arco degli anni abbia fatto questo scempio a buttare su genere di cose qua. Non so se è possibile che ci sia una discarica così
in un contesto così meraviglioso che abbiamo qua, perché se qualcuno si ferma qua che vuole fare una foto ricordo per vedere il nostro bel paese, si spunta qua e vede questo che c'è qua. Noi comunque domani ci adopereremo sicuramente a lasciare una traccia indelebile della nostra giornata. Toglieremo tutte queste manufatti, che ne so, ferri, lamiere, quella cucina là sotto, e metteremo dei fiori, delle piante, degli arbusti andremo ad acquistare oggi pomeriggio grazie alla collaborazione di tantissimi orgogliosi cittadini che hanno voluto partecipare al rendere più vivibile questo posto e nello stesso tempo colorarlo con delle piante che ci hanno offerto il contributo, quindi noi ci adopereremo per comprarle e domani piantarle dopo la bonifica di questi terreni, sia qua che in alto. Bene, quanti aderiscono? Ma per adesso siamo una quarantina, io mi auguro che domani i numeri aumentino, però al limite ci prefissiamo un'altra data e faremo un'altra giornata, perché per adesso ci occuperemo solamente della pre-riserva qua sotto nei tornanti. Abbiamo avanzato una richiesta alla provincia che al momento che ci sia la possibilità, non lo so, la chiusura dell'indagine, non so come funziona la cosa, ci possano dare la possibilità di adoperarci per aggregarci a loro. Noi non vogliamo sostituire nessuno, non abbiamo intenzione di levare il lavoro a nessuno, di collaborare civilmente come gruppo. Sappiamo il Bonifato, con il circolo Ludovico Corrao di Lega Ambiente, con Baldo Carollo e gli amici, tutti gli amici che verranno a partecipare, a dare una mano concreta anche nella riqualificazione e la ripiantumazione di alberi che ci sarà prossimamente. In questo colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Emilio Piccichè, che si è messo anche lui a disposizione tramite gli istituti scolastici e ha deciso di organizzare una manifestazione facendo portare 1000 alberi a dei ragazzi tramite le loro famiglie, avendo sempre l'autorizzazione dovuta, da piantare in Monte Bonifato. E infatti questa iniziativa, che intende coinvolgere gli istituti scolastici del territorio, consisterebbe nel adottare una parte proprio in modo tale che ci sia un albero per ogni bambino. Quel bambino sa che ha piantato quell'albero e sicuramente nel suo corpo crescerà qualcosa di, no, nel suo corpo, nella sua, nel, la, la, la voglia di avere questo albero piantato da lui, andarlo a curare, andarlo a vedere, sarà una cosa molto sensibile per tutti questi ragazzi. Certamente, in definitiva quindi l'iniziativa di domani coinvolgerà non soltanto volontari ma anche associazioni ambientaliste, sì, anche gli enti pubblici stati invitati. Gli enti pubblici no, per dire la verità non abbiamo evitato di invitarli. Abbiamo comunicato questa manifestazione, saremo supportati dalla Croce Rossa Italiana che ci dà, ringraziando a Dio, ci dà pure una mano pure lei, varie eventuali, perché qua c'è vetro, c'è di tutto di più, quindi avere un'ambulanza qua nelle vicinanze è una cosa molto importante. Saliamo verso la riserva naturale orientata a Bosco d'Alcamo e a questa iniziativa Raspanti avete cercato di coinvolgere anche i gestori della riserva stessa? Sì, devo dire la verità, c'è stata ampia facoltà di utilizzare pure la qualsiasi cosa della riserva, grazie a questa associazione nuova Vive il Bosco, che ha contribuito pure lei a questa manifestazione, contribuirà pure lei a questa manifestazione. Possiamo dire che qualcosa si muove nel nostro territorio, qualcosa si muove, qualcosa di positivo, perché non sono agli inizi ma già sembra che siano laureate da tanto tempo su questo campo, perché a quanto ho capito è gente pratica di questo settore ambientalista e stanno cercando di coinvolgere tantissime persone e tantissime enti a livello nazionale, perché sono collegati in tutta Europa con le navi da crociere, organizzazioni sportive che fanno dello sport, della camminata a piedi, un loro vanto.
E qui troviamo anche resti di autovetture. Osserviamo nel dettaglio. Questa è una parte, altre parti sono qua sotto nel dirupo. Vedremo se è possibile recuperarle in modo da metterle in strada, e ahimè l'indomani, il lunedì mattina li viene a prelevare una carriola, altri fusti, c'è di tutto di più. C'è stato uno stato di totale abbandono di questa montagna e non si sa il perché e il motivo. Sembra la sinistra. Troviamo altri pezzi di questa, almeno si suppone fosse un'autovettura. Un altro fusto là sotto. Arrivate grazie al cielo queste cose, sicuramente una mano incosciente abbia fatto questo. Ed eccoci nella riserva naturale Bosco d'Alcamo. Vediamo tra l'altro un manifesto che pubblicizza la presenza di un osservatorio naturalistico stellare. Per gli appassionati di astronomia, la presenza appunto di questo luogo attrezzato che consente di ammirare le bellezze del cielo. Raspanti, lei è mai stato? No, ancora purtroppo per me, perché ci sono cose che in questa montagna tantissimi alcapesi non sanno che esistano. Una è questa di qua, l'ho visto l'altro giorno, visto il suo manifesto, non so neanche di cosa si tratta, perché qualcuno mi diceva ma ci sono lenti, così. Io penso di no, che ci sarà il buio e dal buio si riesce a vedere l'immensità del cielo stellato. Penso che sia solamente una cosa del cielo. Ne parleremo tra poco con i rappresentanti della riserva stessa. E qui nella riserva naturale Bosco d'Alcamo incontriamo Paolo Mangiapane, molto conosciuto ad Alcamo e non soltanto ad Alcamo. Mangiapane è stato tra gli anni 70 e i primi anni 80 un calciatore di alto livello, e oggi lei qui è una persona a cui poter rivolgersi. Soprattutto i visitatori di questa riserva possono ammirare le bellezze del paesaggio, le bellezze di questo bosco affascinante, ma bellezze che vengono adeguatamente curate. Gli incendi purtroppo che si sono verificati di recente hanno dimostrato che c'è tanto da fare per valorizzare questa amata montagna. Purtroppo capitano delle situazioni, degli imprevisti che fanno un po' dispiacere a tutto quello che è successo, però noi cerchiamo di dare il nostro e di fare tutto quello che è nella nostra possibilità. Visitatori ne vengono parecchi? Sì, c'è un buon giro. Ultimamente con questo incendio giustamente si è fermata perché c'è l'aria interdetta e non si può entrare, debbono fare giustamente dei sopralluoghi, però un flusso di gente viene. Siamo con l'ispettore forestale Gianni Gervasi, Maria Luisa Cerrito e Francesco Picciotto, oltre che con Vincenzo Raspanti. Partiamo intanto dalla signora Cerrito, di cosa si occupa qui all'interno della riserva? Rappresento Orsache, l'associazione che è nati con Euro, si occupa della riattivazione del centro di educazione ambientale, dei servizi e dell'accoglienza nella riserva naturale Bosco d'Alcamo. L'iniziativa che è stata, che è partita lo scorso luglio, si avvale della collaborazione di una ricca rete di partenariato locale, regionale e nazionale. Quella di oggi è una delle iniziative che promuoviamo in partenariato con il CEA Sicilia e nello specifico con la collaborazione del consorzio Giovanna Nexus. Ok, e oggi vediamo che c'è un seminario qui al quale avete appena partecipato, di cosa si tratta? Su questo molto probabilmente potrà dire meglio. Sì, grazie. Ecco, di che cosa si tratta? Sì, allora, il seminario è un seminario di interpretazione ambientale. L'interpretazione è una, metodologia che ha come obiettivo quello di
far fruire in maniera innovativa i beni ambientali e i beni culturali. Il nostro relatore è, diciamo, in questo senso una delle personalità più prestigiose a livello internazionale per quanto riguarda questa metodologia, il professor Van Matre. Lui collabora con il consorzio e con il CEA Sicilia da tanti anni. Il suo primo seminario in Sicilia è stato proprio allo Zingaro nel 1997 e lavora appunto per diffondere questa nuova metodologia. Bene, quanti partecipanti a questo seminario? 21 per essere precisi. Notiamo che tra le attività da potenziare, da valorizzare all'interno della riserva c'è la presenza di un osservatorio astronomico. Su questo siete in grado di fornirci delucidazioni? L'osservatorio astronomico è in realtà una delle iniziative a cui stiamo lavorando, ma che sicuramente diventerà più operativa, diciamo, nell'estate del prossimo anno. Quindi al momento non è ancora fruibile? Non è fruibile, credo che ne esista uno che comunque è privato. Sì, sì. Diciamo, noi vorremmo riattivare la stazione astronomica che è poco distante dall'area della Fontanazza. Bene, Gianni Gervasi, domani questa iniziativa volta a piantare, a piantumare appunto degli arbusti per così, ridare vita alle aree incendiate, presenta però intanto, non dico degli inconvenienti, ma oggettivamente dei problemi che devono essere preventivamente affrontati. Quali sono questi problemi? Sì, ne parlavo poco fa con l'organizzatore da parte del comitato Salviamo il Bosco Raspagni, sì, dove dicevo appunto che sarebbe indispensabile fare una programmazione vera e propria di tutto quello che c'è da fare in montagna. Io come ispettore forestale suggerivo appunto di fare ciò in funzione di quello che sono le necessità di cui ha bisogno assolutamente, indispensabilmente, il bosco di Alcamo, per ridare luce e anche sicurezza sia dal punto di vista vegetazionale che dal punto di vista della fruizione vera e propria del bosco. Quindi è necessario intervenire immediatamente sulla progettazione. E l'iniziativa, che ovviamente è puramente simbolica, su cui adesso Gaspanti ne parlerà approfonditamente. Sì, abbiamo avuto modo di fare sopralluoghi. Sì. È significativa per quello che e vuole, immagino, rappresentare l'affetto che i cittadini alcamesi hanno per il bosco. Bene, quindi Raspanti, in definitiva, domani in che modo vi organizzerete? Parlando con Gervasi, ovviamente bisogna non trascurare questi aspetti. No, sicuramente non ci fermeremo qua alla semplice manifestazione domani, ma troveremo il modo di fare un incontro anche con l'ispettore Gianni Gervasi, nonché mio compagno di scuola, certo. Per organizzarci in maniera collaborativa, ripeto a dire, non sostitutiva agli organi competenti per quanto riguarda la manutenzione della riserva Bosco d'Alcamo. Noi saremo a disposizione, qualora ce ne fosse bisogno, di dare una mano, un contributo, cercando altre persone che vogliono aderire a questa iniziativa e a renderci partecipi alla rinascita della riserva Monte Bonifacio. E torniamo verso Alcamo, scendiamo lungo la via per Monte Bonifato. Raspanti, notiamo alberi pericolanti. Sì, diciamo che secondo me lasciare così Matteo, il proprietario della, lasciare così questo ambiente un po' molto rischioso, no? È molto rischioso. Come mai ancora non si riesce qualcuno ad attivare questa macchina di togliere questa pericolosità che c'è sulla strada, proprio strettamente sulla strada, magari all'interno, perché all'interno magari uno può dire ci voglio dire, ma qua sulla strada c'è molto di stare attenti, perché giornalmente questa strada è transitata sia dagli abitanti che chi è che vuole andare in montagna a prendere una boccata d'aria.